Con piacere, questo è un video da me realizzato che vuole dare in tempo reale una piccola opportunità per le persone di curiosare sulle mie tecniche e capacità che non sono nella ceramica, applico nell'arte e nella vita. Incominciamo dallo specchio. Ci tengo a sottolineare perché per tutte le mie opere la realizzazione è a mano libera, una particolarità che esprimo nella ceramica, nelle sculture, ma anche ad opere sul legno, dove le mie dita esprimono forza ed energia. Ecco qui per farvi apprezzare gli specchi, una mia creazione, come anche i quadri su ceramica, dove vasi traboccanti di fiori hanno per lo sfondo le mattonelle in ceramica da me sempre dipinte e realizzate. Questo è un quadro a olio sul legno, dove appunto si vede l'amore che nutre profondamente dalle piccole creature, ma anche il nostro animo. Ecco qui un'altra mia opera e creazione, con i girasoli, i fiori che amo perché si rivolgono sempre al sole per cercare nutrimento ed energia. Ecco qui un'opera e tecnica, un quadro realizzato in tecnica mista, olio sul legno, con i miei girasoli in ceramica. E Roma, la città in cui sono nata e in cui amo esprimere e condividere. Altre mie creazioni degli anni precedenti, in omaggio a Fattori, la mia modalità nel dipingere, e sono stile impressionista, e Fattori è un artista che amo. Qui ci sono alcune sculture patinate in oro, in atto dello yoga sciamanico, una sirena, un altro natto. Farvi apprezzare anche le piccolissime opere ceramiche. In fondo sulla destra potete vedere il mio sacchetto. Il sacchetto con il fiore che ho realizzato per i miei 25 anni di matrimonio, perché mi faceva piacere condividere anche questo mio aspetto nella ceramica in un evento bello importante. Le mie mani che reggono una rosa. In fondo, sempre i girasoli. Ecco qui altre piccole sculture. Gli uccellini sul ramo che si baciano. Un angelo. E un altro piccolo angelo. Qui ancora potete vedere una creazione d'uso ed arredamento, i miei cesti, che oltre a essere così posti al centro della tavola, possono essere utilizzati. Una creazione ceramica, un vaso con i girasoli. Qui vediamo un'altra scultura, un gatto, sculpito
scrittura patinata in lucido, puntualmente lasciata in bianco come la greta bianca che utilizzo. Un'altra creazione. Le mie rose. Il biscotto ricco di latte con cacao, così sottile e sorprendentemente cremoso. Come vaso, centro tavola. Kinderkatz, la biscomagia di Kinder. Ogni giorno la cura della bellezza. Un'altra scultura, una donna prona. Con Swiss capelli pelle all'ombra. Con vitamine, minerali ed estratti di arance, rose di Sicilia. Questa è un'altra mia creazione. Una piccola creazione. Come ghirlanda, ma io ne ho realizzate anche di più grandi e più importanti. Altra mia creazione sono i cataloghi, cioè realizzo delle mostre che curo e che organizzo insieme agli artisti. Qui potete apprezzare la pagina di me come artista nell'ultimo catalogo che ho realizzato per la mostra piccolo formato grande occasione. Queste sono altri fiori che amo e che ho realizzato olio su legno. Qui siamo sul Tevere, sempre a Roma, dove i gabbiani